In un'area che da 12 anni sembrava dimenticata, iniziati i lavori per la realizzazione del PIP Monaco, che rischiava di perdere il finanziamento del MISE di 4.706.949,44 euro. L'area rappresenta un traguardo fondamentale per Bagheria, perché permetterà di dare risposte e opportunità concrete a tutti i lavoratori e imprenditori bagheresi e aspresi e consentirà di snellire il traffico di diverse aree critiche. Quest'opera non solo favorisce lo sviluppo economico del territorio, ma crea anche le migliori condizioni per pianificare i nuovi interventi in maniera di viabilità a Bagheria. Premesso che io sono una persona seria e che non sono in vendita e non sono un burattino di nessuno, l'onorevole Ismaele Lavardera sta utilizzando la sua carica come proprietario di Sud di Chiama Nord, dando una smentita di un comunicato che noi non abbiamo mai sottoscritto. Ad affermarlo Salvatore Tomasello, presidente onorario di Sud di Chiama Nord Bagheria, il quale aggiunge: l'onorevole poteva rispondere come hanno fatto i vertici del Movimento 5 Stelle prima di diffidarci verbalmente, premesso che il partito di Bagheria è confederato, così come si agisce nei partiti democratici. Poteva informarsi se quest'articolo fosse veritiero. Premesso che l'onorevole Cateno De Luca è stato informato ieri sul panorama politico bagherese e viene informato su tutto. Dalla direzione mi hanno comunicato un incontro tra me, l'onorevole Cateno De Luca, l'onorevole Lavardera. Dipende dall'esito dell'incontro e quindi nel caso in cui ci dovesse essere un'imposizione non democratica, con molta amarezza per il mio carissimo amico Cateno De Luca, io rassegnerò le mie improrogabili dimissioni da presidente onorario e farò contenti alcuni bagheresi che volevano gestire il partito. È allarme droga non soltanto tra i ragazzini, ma anche tra gli over 60 che sono nel gorgo delle sostanze stupefacenti e soprattutto del crack che si può reperire nelle piazze di spaccio per pochi euro. A denunciarlo Biagio Sciortino, presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Accreditati per le Dipendenze Intercare e direttore della Casa dei Giovani, che ha sedi fra Sicilia e Basilicata, il quale annuncia che a Palermo si sta organizzando un centro crisi a bassa soglia. Il centro, a bassissima soglia, che manca al centro-sud, sarà realizzato in maniera innovativa anche nelle regioni della Sardegna e della Calabria. Un centro di fascia di bassissima soglia di accettazione che mancava, che non c'è al centro-sud. Lo faremo però in maniera innovativa su tre regioni. Abbiamo pensato, così ironicamente, anche scherzandoci un po' su, al Regno delle Due Sicilie. Abbiamo coinvolto la Sicilia, la Calabria e la Sardegna. Creeremo tre centri di accoglienza a bassa soglia che si intendono come centro crisi con posti letto e con una struttura specifica dal punto di vista sia medico che quindi sanitario e sociale. E sarà presente a Palermo centro città, sarà presente a Reggio Calabria, sarà presente a Cagliari. Le tre grosse organizzazioni che collaborano sono la comunità Casa Emmaus della Sardegna, il centro Ceraso della Calabria e la Casa dei Giovani di Bagheria. Abbiamo chiesto i partenariati a tutte le agenzie più importanti, anche al Comune di Palermo, ai dipartimenti, perché riteniamo che questa cosa debba nascere come dire, in concomitanza con una serie di idee che devono convergere. Per esempio, Casa dei Giovani ha lavorato e sta lavorando con Opera Don Calabria, quindi le due grosse realtà siciliane, oppure con la Solco di Catania. Cioè, siamo lì per dire che oggi da soli non si può lavorare. Quindi il centro crisi, che lo stiamo chiedendo attraverso i fondi dell'8 per 1000 per le dipendenze, crediamo che possa avere delle buone opportunità di realizzarsi. Il trofeo del mare di corsa su strada che si disputerà domenica 5 novembre sul tracciato della frazione marinara di Aspra si prepara a regalare ancora una volta spettacolo e grandi emozioni. La gara si annuncia di alto spessore tecnico per questa edizione del trofeo del mare Equilibrio Running Team. Presenti alcuni atleti di caratura internazionali e l'azzurro Vincenzo Agnello che ha già vinto 5 edizioni di questa gara. La presentazione della manifestazione si è svolta ieri sera nel teatro di Palazzo Butteri a Bagheria, dove sono intervenuti il presidente della Polisportiva Atletica Bagheria Tommaso Ticali, il presidente di Equilibria Running Team Palermo Salvatore Badagliacca, il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli e l'assessore al decentramento Andrea Sciortino. Si ritorna ad Aspra, dove questa gara è nata, dice il sindaco Tripoli, su un circuito molto più veloce. Sarà l'occasione per presentare anche i lavori allo stadio, dove si inizierà ad aprile del 2024.
Soddisfatto anche l'assessore Andrea Sciortino, il quale afferma che avere uno stadio nella Borgata è fondamentale per le società, a cominciare dalla squadra di calcio. Iniziamo oggi qua a presentare il 10° Trofeo del Mare Equilibria, Bagliaria, Città delle Ville e del Gusto e siamo arrivati già alla 10ª edizione. La gara è inserita in un Grand Prix regionale e nazionale e quindi diciamo, abbiamo fatto grandi passi avanti perché la manifestazione cresce dopo anno, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista organizzativo. Quest'anno abbiamo portato la manifestazione ad Aspra. Ricordiamo che le prime 5 edizioni le abbiamo fatte nel percorso di domenica e andiamo avanti anche grazie all'amministrazione comunale, alla collaborazione con l'amministrazione comunale e a tutti gli sponsor. E dal punto di vista tecnico, diciamo che quest'anno ci sarà un'atleta di grande rilievo, c'è un'atleta della Tunisia che si chiama Mohamed Amiri e che quest'anno è arrivata in finale ai mondiali di Budapest ad agosto. Ed è fra i migliori 5-6 al mondo. E sfiderà questo atleta, un atleta del Burundi, un espone, anche lui reduce dal mondiale di Budapest, che è conosciuto in Sicilia per aver vinto il giro podistico di Castelbuono, quindi sarà una gara veramente di grandissimo livello tecnico. Poi abbiamo Vincenzo Agnello, che ha vinto per ben 5 volte questa gara, e un atleta emergente che si chiama Ismaël Diakité, che farà diciamo, delle ottime prestazioni perché ha già vinto la mezza maratona a Terrasini, la mezza internazionale di Palermo e la 10 km di Mugello. Quindi sarà un'ottima gara. A livello femminile avremo la presenza di Barbara Vassallo, quindi diciamo che ci sarà veramente da divertirsi. Pino Grasso è una prestigiosa firma dello sport e non solo, da oltre 40 anni. Egli ha sempre colto i valori più elevati dello sport, raccontandoli con la sua appassionata ed elegante scrittura, esaltando la gesta dei grandi campioni, ma anche di tanti giovani. Con questa motivazione è stato conferito al dottor Pino Grasso il premio Trofeo del Mare Equilibra Running Team di Giornalista dell'anno 2023. Il riconoscimento è stato consegnato ieri a Palazzo Butera dal presidente della Polisportiva Atletica Bagheria, Tommaso Ticali, e dal sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli, in occasione della presentazione della gara internazionale che si svolgerà domenica prossima nel Borgo Marinaro di Aspra. Quest'anno, come gli altri anni, daremo il premio giornalistico dell'anno e la giuria all'unanimità ha deciso di darlo al dottore Pino Grasso per il suo impegno nello sport, sia con i campioni, sia con i giovani e per tutto quello che fa a 360 gradi per quanto riguarda il giornalismo, diciamo, sportivo e non. La vertenza che si trascina ormai da anni e che vede ancora coinvolti circa 560 dipendenti e 200 lavoratori dell'indotto dell'ex Fiat passati a Blu Tech viene arginata dalla proroga della cassa integrazione concessa dall'amministrazione straordinaria. Il Ministero ha infatti concesso ancora 12 mesi di tempo per accompagnare il passaggio di questa fase che dovrebbe approdare alla concessione dell'area a quanti hanno presentato la manifestazione di interesse al bando dello scorso ottobre. La cassa integrazione e l'amministrazione sarebbero scaduti il 4 novembre. La proroga era stata chiesta a gran voce dalla FIOM CGIL che si era riunita in assemblea proprio al Termini Imerese.